Ciao a tutti, sono sempre Victor Laszlo 88 e questa è una nuova puntata di Neurolog. Sigla! Allora, come potete vedere non sono a casa mia, sono a casa della mia ragazza, ringrazio, anzi per avermi concesso di utilizzare la sua stanza per registrare. Allora, oggi voglio parlarvi non di un vero e proprio film, ma di un evento cinematografico che si terrà solo domani, che è martedì 2 dicembre, quindi per un giorno solo al cinema, dedicato alle creazioni di Gonagai, ed è La Notte dei Super Robot parte 2. La parte 1 si è tenuta settimana scorsa e consisteva nella proiezione consecutiva di 3 mediometraggi di parecchi anni fa, rappresentati in una veste grafica nuova, quindi restaurati, dedicati soprattutto a Mazinga Z e il grande Mazinga. Quindi c'era Mazinga contro Devilman, altra grande creazione di Gonagai, Mazinga contro il Generale Nero e poi uno dedicato al grande Mazinga. Sono stato invitato nella sede della Koch Media per vedere in anteprima la parte 2 e vorrei ringraziarli di cuore perché mi hanno innanzitutto messo a disposizione la loro saletta di proiezione privata e poi questa parte 2 è veramente fantastica. L'ho trovata addirittura superiore alla parte 1 perché c'è di mezzo anche Goldrake, che gli appassionati dei mecha non possono andare invisibili quando sentono nominare Goldrake. Io stesso lo preferisco a Mazinga, ma per motivi miei, poi sono fighi entrambi, ed è pazzesco vedere come dopo 40 anni anche di più questo tipo di animazione spacchi ancora i culi. Certo, è figlia dei tempi in cui venne creato, quindi ci sono degli spiegoni eccessivi, momenti un po' sopra le righe, ma è questo il bello. E poi è stata fondativa per quanto riguarda l'animazione giapponese contemporanea. Allora, questa parte 2 contiene dei mediometraggi interessanti. Allora, il primo durano circa una mezz'oretta, sono 4, quindi durano poco più di una puntata normale. Ecco, il primo è una vera e propria chicca perché si tratta dell'episodio pilota che è andato a introdurre la prima serie dedicata a Goldrake, che qui in Italia era rimasto fino ad ora inedito. Quindi è presentato in versione restaurata, con un'immagine molto più pulita, colori straordinari. Anche le animazioni sono più fluide, però la figaggine, l'epicità resta assolutamente invariata, e quindi c'è anche il nuovo doppiaggio. Se siete appassionati di Goldrake non potete assolutamente perdervelo. Tra altre cose, di episodio in episodio varia anche l'adattamento, perché in alcuni episodi Actarus viene chiamato Daisuke, che sarebbe poi il suo nome terrestre nella versione giapponese, oppure viene chiamato Actarus, che è il, diciamo, nome con cui lo conosciamo tutti in Italia. Insomma, è interessante. Poi viene continuamente chiamato appunto Duke Fleet quando ci si riferisce alla sua parte aliena, perché se non erro nel vecchio adattamento lo si chiamava semplicemente Goldrake, il nome Duke Fleet veniva fatto abbastanza poco, poi fu introdotto, però qui lo chiamano fin da subito appunto Duke Fleet. Questo mi è piaciuto, c'è anche stata appunto una certa cura per quanto riguarda il voler mostrare i vari adattamenti. Questo è carino. Certo, se uno non conosce bene la materia magari può rimanere un po' disorientato, perché dice ma somiglia a quello di prima ma ha un altro nome. Semplicemente hanno voluto un pochino variare, cosa che magari alcuni un po' dà fastidio. A me invece piace, perché ti fa sentire un po' più a 360 gradi il sapore l'atmosfera di questo tipo di animazione. Gonagai è un vero e proprio genio, lui ha creato non solo i mecha ma anche altri personaggi come Devilman, che gli hanno dato una fama imperitura, e è stato fondamentale per quanto riguarda il gusto nell'animazione giapponese. Poi ha creato anche vari manga dei personaggi che ha partorito, però gli anime rimangono sicuramente di un livello superiore. Allora, dicevo, il primo a me è piaciuto molto come mediometraggio perché è innanzitutto molto divertente, ma poi è bello perché in un certo senso introduce l'atmosfera di Goldrake, però siamo già in media stress in un certo senso, capito? Quindi si parla un po' del passato di Duke Fleet o Actarus, come preferite,
Questo mi è piaciuto tantissimo, anche perché comunque c'è tutta la storia della sua infanzia, del perché lui è scappato, e anche un finale che è molto supereroistico, in un certo senso. La storia di Duke Fleet è molto simile a quella di Clark Kent, perché comunque è un alieno venuto da un altro mondo, che è stato adottato dopo che è stato trovato nella sua astronave dal padre, anche se era già grande, non era certo piccolo, era già cresciuto, e appunto ha assunto il nome di Desuke o Actarus, che dir si voglia, e per appunto si identifica con i terrestri e non vuole rinnegare questo suo nuovo presente, e anzi tende non tanto a rinnegare il passato, ma a volerselo lasciare alle spalle, e deve affrontare questo passato. Diciamo che tra tutti gli episodi che vediamo qui è uno di quelli in cui più si sente il fatto che è un prodotto degli anni 70, no? Ci sono i vari spiegoni, come ad esempio: oh no, perché ho dato l'ordine di attaccare la Terra? Stanno distruggendo tutto, quando questa cosa te l'hanno fatta vedere con le immagini un secondo prima, no? Però era proprio il modo, oppure anche il modo in cui annunciano gli attacchi, tipo: oh, la barda spaziale, raggio tonante, cioè, capito? Però è questo il bello, cioè, se io vado a vedere un evento dedicato appunto ai robottoni, è quello, quindi non è che mi vado a lamentare. Il doppiaggio è veramente interessante, ovviamente è pulito nel sonoro, perché spesso volentieri quando beccate in televisione questi cartoni il sonoro è un po' gracchiante, a volte addirittura un po' rimbomba, insomma si sente che sono prodotti di 30-40 anni fa. Qui invece l'audio è pulitissimo, sono anche cambiate alcune voci, se non erro c'è anche Ivo De Palma di mezzo, non vuol dire una cazzata, in uno dei mediometraggi dovrebbe esserci anche lui, e quindi quello su Duke Fleet mi è piaciuto tantissimo. Gli altri tre invece sono tre OAV che sono dedicati alle creazioni più famose per quanto riguarda i mecha di Gonagai, che sono stati, se non sbaglio, distribuiti nel 76, sì, dovrebbe essere nel 76, e sono stati appunto anche questi restaurati, ripuliti eccetera e riproposti. Tra l'altro mi pare che non si trovino con facilità in giro, quindi è anche un modo magari per poterli recuperare. Sono degli spin-off. Allora, uno è dedicato a Getter Robot o Getta Robot insieme a Mazinga. Ecco, allora, il punto è che in italiano veniva chiamato o Getta Robot oppure Getter Robot, dipende anche dall'adattamento. Originalmente dovrebbe essere Getter Robot, che poi si contrae in Getta Robot, però mi ricordo che negli anni verso la fine degli anni 70 lo chiamavano qui in Italia Getta Robot, altra creazione di Gonagai che introduceva i robottoni che però si scomponevano, no? Una cosa che per chi guardava i Power Rangers non è niente di nuovo, però è nata con Gonagai. Il suo Getta Robot, quindi è questa squadra composta da, mi pare, tre membri. Quel Getta Robot lo conosco di meno, devo essere sincero, che però appunto hanno la loro parte meccanica, poi si uniscono. Ecco, tra altre cose, questo particolare mediometraggio con la squadra Getta Robot insieme per l'appunto a Mazinga è interessante perché riguarda un momento tragico della squadra del Getta Robot, e devo dire, adesso non voglio fare spoiler perché magari qualcuno non lo sa, non voglio dire niente, però ha molto pathos. Diciamo che per quanto possa essere sopra le righe, ha dei momenti che sono molto commoventi, e tra le altre cose possiamo notare un certo nazionalismo giapponese in questi cartoni animati, perché ci sono cioè la colonna sonora, naturalmente c'è una fissazione per i temi cantati negli anime, no? Che devono dare la carica quando c'è il combattimento vero e proprio. Per appunto, in questo caso ci sono molte canzoni che appunto servono a aumentare il pathos nei momenti di combattimento, e parlano appunto sulla la forza dell'unione, sul fatto che il Giappone sta a guardare, sul fatto che il Giappone conta su di loro. Quindi diciamo che il Giappone c'era sempre durissimo in queste creazioni, è sempre il Giappone che salva la Terra. Ma guardate che sono i Nogli Benji, il Giappone vince il mondiale, ma è giusto perché comunque sono anche prodotti che andavano rivolti ai bambini, e quindi cercavano di infondere anche un po' di orgoglio verso il paese in cui vivevano.
Erano anche altri tempi, erano anche gli anni 70, anche perché comunque i robottoni hanno iniziato a essere creati a partire, se non sbaglio, dal 72-73, una cosa del genere, quindi poi nel 74, nel 76 hanno continuato. Mi pare che Goldrick sia stato creato nel 75-76, forse qualcosina prima, comunque metà anni 70. Gonagai stava proprio andando avanti come un carro armato, era diventato ormai non famoso di più. Ecco, stavo dicendo, la cosa che mi interessa di questo particolare mediometraggio è proprio il fatto che ci sia questo pathos, questi momenti eroici, e che non sempre vada a finire bene. Uno si aspetta da un cartone animato per bambini che tutti i personaggi alla fine di ogni puntata insegnino una morale, che ciascuno sempre e comunque riesca a cavarsi, invece non sempre è così, ed è una cosa che differenzia l'animazione giapponese da quella occidentale, nel senso che si può anche riuscire a far passare miglior vita a un personaggio, però facendolo in modo eroico, in modo che questo sia di insegnamento sia per chi guarda che per appunto i personaggi, che magari citeranno quello che è successo al caduto nel corso delle puntate successive. Insomma, uno spin-off molto bello, vedere queste due creazioni di Gonagai insieme. Poi il terzo è dedicato a Goldrake contro il grande Mazinga, e qui secondo me c'è da fare un discorso particolare. Allora, la cosa bella di questi cartoni animati, di questo delle creazioni per quanto riguarda i mecha di Gonagai, è che ci si affezionava ai personaggi su due livelli, perché tutti volevano Mazinga, volevano Goldrake, Getta Robot, eccetera. Però loro erano i robot, loro erano, diciamo, una sorta di involucro. Certo, poi avevano, sappiamo che anche loro avevano la loro dignità, insomma, a un certo punto sono dei veri e propri personaggi. Però la cosa interessante è che sono i robot, mentre diciamo i protagonisti sono chi comanda questi robot. Ed è bello perché c'è questa affezione da parte del pubblico sia per il robottone che per chi lo sta controllando. E infatti la cosa bella è che lo scontro non avviene tra Actarus e appunto Alcor, ma avviene tra Actarus, che pilota il Goldrake, e poi il appunto nemico di turno, che ha preso possesso del grande Mazinga e lo vuole utilizzare. Quindi in un certo senso è bello perché riescono a far combattere i due robot, ma senza che però Mazinga sia realmente al servizio del male, perché Mazinga purtroppo è un'arma, uno strumento che può essere utilizzato. Però non è Alcor a voler distruggere la Terra, a voler utilizzare, sono i nemici. Quindi anche qui è molto bello perché sono riusciti a farli affrontare senza però snaturare i personaggi. Questo secondo me è stato interessante, e è stato uno dei corti, uno di questi mediometraggi, scusate, che più mi è piaciuto. Mi è piaciuto perché, per appunto, vedere Goldrake e Mazinga che si affrontano, uno con la barda spaziale, l'altro che tira il cartone nello stomaco, è stata veramente un'emozione, lasciatemelo dire. Per quanto nel mediometraggio precedente, che era quello appunto con Getta Robot e Mazinga, i combattimenti fossero forse ancora migliori e più lunghi, diciamo che coprono una parte maggiore del mediometraggio, con il mostro appunto scomponibile di luce che sembra inarrestabile, quindi c'è la corsa a cercare il punto debole, quindi questo mi è piaciuto non poco. E poi abbiamo il gran finale, e su questo c'è da aprire un'altra parentesi, perché il finale è proprio tutti contro uno, sarebbe diciamo i robottoni al completo, quindi la squadra Getta, The Getta Robot, con il grande Mazinga e anche per appunto Goldrake, per non parlare appunto poi delle altre robot
più femminili, diciamo, e poi Boss Robot, che era, diciamo, il comic relief della situazione, questo tizio che si chiama Boss, che per l'appunto si costruisce il suo robot, che però è sicuramente più sgarfuso rispetto agli altri, che invece vengono da laboratori scientifici, il meglio della tecnologia giapponese, e qui crea delle situazioni abbastanza divertenti. Ecco, che cosa succede? Che qui sono loro utilizzati come orgoglio della nazione giapponese, per far vedere che il Giappone ha creato delle armi di difesa, non di attacco, ma di difesa per la terra, che proteggono tutta la terra, quindi il Giappone ancora che viene messo al centro, no? C'è questo nippocentrismo che io amo. Ecco, mi è piaciuto perché però appunto sono tutti contro il Dragosauro. Il Dragosauro, che è questa creatura tamarrissima, un kaiju, ok? E come ogni kaiju che si rispetti, che cosa fa il Dragosauro? Ovviamente distrugge tutto. Perché? Perché è colpa dell'uomo che ha inquinato l'ambiente, esattamente come Godzilla era diventato questo lucertolone preistorico gigantesco a causa delle radiazioni causate dai test sulla bomba riguardanti la bomba atomica. Una parentesi storica che purtroppo ha interessato il Giappone, perché sapete, Hiroshima e Nagasaki. Ecco, allo stesso modo qui viene tirato in ballo l'inquinamento delle petroliere. Sapete che comunque moltissime petroliere, soprattutto giapponesi, spesso e volentieri si arenano distruggendo. Allora, all'epoca c'erano stati molti casi di petroliere giapponesi che avevano si è squarciato lo scafo sulle scoglie e avevano inquinato il mare. Poi ovviamente questo succede non solo con le petroliere giapponesi, però era un po' una critica a quello che succedeva all'epoca. Diciamo che questi cartoni animati sì, sono nippocentrici, però ogni tanto muovono anche una critica, quindi non è che pongono il Giappone uber alles e basta, assolutamente. È un modo per riuscire a far arrivare alcune critiche che all'epoca comunque erano ficcanti, perché non è che ci fossero grandi critiche all'ecologismo sempre nei cartoni animati, invece loro riuscivano a metterlo anche in questo, quindi cercavano anche di rendere educativi anche i cartoni animati con i robottoni, che invece all'epoca erano considerati violenti o diseducativi, soprattutto quando arrivarono in Italia. Qui in Italia siamo di un bigottismo esagerato: oh no, ma cosa guardi quella roba ti fa diventare una persona violenta, quando in realtà erano semplicemente i robottoni che si cartellavano, ed è la stessa cosa che fa un bambino normale con i robot di plastica, no? Sì, io quando ero piccolo, ero un bambino che giocava da mattina alla sera, quindi vabbè, non faccio testo, però avevo questi robot, e anche senza aver guardato prima Goldrake, Mazinga, eccetera, li facevo combattere semplicemente, cioè nel senso, nella mia testa i combattimenti avvenivano veramente, si cartellavano, anche se non lo vedevo bene, perché comunque non è che potevi fargli fare i movimenti fluidi, erano pupazzi per l'appunto di plastica, però comunque nella mia testa erano combattimenti epici, e la stessa cosa la facevano vedere in televisione, quindi non credo proprio che istigasse la violenza. Anzi, come potete vedere, c'è anche una critica al fatto dell'inquinamento: il bambino vede il mostrone e dice oh mio Dio, ma allora se inquinano succedono cose come questa, allora l'inquinamento è brutto. I bambini ragionano così, no? Cioè il mostro ha a che fare con l'inquinamento, i mostri sono cattivi, ergo l'inquinamento è cattivo. Non fa una piega, no? Cioè proprio qui psicologia di base, no? Quindi è interessante anche questo, e lo scontro è fantastico. Lo scontro si protrae per mezz'ora e sono, oltre che botte da orbi, anche diciamo che è tutta la summa del cliché dell'animazione giapponese di questo tipo. Per cui è un evento che consiglio assolutamente di andare a vedere. Quello di settimana scorsa era Mazinga centrico, quello di questa settimana invece li racchiude un po' tutti, ed è il trionfo del mecha. Quindi se potete andare a vederlo e siete comunque appassionati di animazione giapponese, vi consiglio di farlo, ma tipo subito, perché davvero secondo me è proprio come posso dire, vi mancherebbe qualcosa, soprattutto per quanto riguarda l'inedito del pilota che introduceva la serie Goldrake, perché quello è veramente bello, anche perché vediamo che ancora era in fase embrionale, ancora non si era sviluppato il Goldrake come lo conosciamo, c'era ancora un po' grezzo anche nell'aspetto, quindi è bello vedere proprio gli inizi, no? Questi inizi che però sono diciamo che se conosci il personaggio te li godi ancora di più. Uno che non lo conosce, perché non è proprio un'origine, cioè potrebbe essere una cosa anche a sé.
Cioè, capito, lo si può fruire tranquillamente anche senza, guarda, senza aver visto Goldrick e senza andarselo a guardare dopo. Però chi invece lo conosce è come se, come se tu hai un puzzle fantastico, gigantesco, con un tassellino mancante che magari non si nota, però se poi l'occhio ti cade sopra dici cazzo, però mi piacerebbe vedere il puzzle completo, prendi quel tassellino, tac, lo metti e il puzzle ce l'hai bello finito. Ecco, questo mediometraggio su Goldrick è quel tassellino che mancava, quindi è una chicca che secondo me un appassionato non si deve, non si può perdere. Quindi io spero di non aver dato troppo, non credo ci sia bisogno di fare spoiler per questo, perché comunque non c'è bisogno di andare, secondo me, nel dettaglio per dire appunto cosa ha colpito e cosa non ha colpito, perché comunque alla fine gli AOV li avevo... mi pare che qualcosa avevo già visto, però ripeto, guardarli con questa... con questa veste grafica nuova e tanta roba. Ecco, una ecco, prima di chiudere, una cosa me l'ho dimenticato. Il restauro secondo me ha dato proprio un qualcosa in più, nel senso che sentirli con quell'audio, vedere un'animazione così tanto fluida con i colori così brillanti, non mi va a snaturare la bellezza di quando li vedevo in televisione. Perché uno dice, però sai, così non sembra neanche più loro. No, no, anzi, perché non hanno variato niente. Anzi, il doppiaggio è migliore. Anche i combattimenti sono di gran lunga più belli perché ti splendono in faccia. E poi guardarli sul grande schermo è tutta un'altra cosa. Cioè, la valenza dell'evento, secondo me, è proprio anche il fatto di vedere questi cartoni animati che ci hanno fatto crescere, perché comunque sono stati pilastri della nostra infanzia, sul grande schermo. E nonostante l'età, nonostante il fatto che io non sia più un bambino, nonostante il fatto che si veda che siano invecchiati, no? Perché comunque ci sono momenti in cui, ad esempio, c'è uno che dice spero che questo non ti arrecherà un ulteriore dolore, ma cioè non è una frase che metti in un cartone animato, capito? Proprio c'è un arcaismo incredibile. Non hanno toccato l'adattamento e la traduzione, non più di tanto, infatti hanno, ci sono molti arcaismi nei dialoghi, però questo è il bello. Cioè, se me li avessero presentati restaurati, ma con magari, che so, una insert in computer grafica per rendere più magari luminosa la alabarda, per dire, o per rendere più dinamiche alcune citazioni, e se mi avessero modernizzato i dialoghi, pur comunque mantenendo il senso uguale, non mi sarebbe piaciuto, perché mi sarei perso completamente il gusto di guardarmi qualcosa come me lo ricordavo. Qui invece hanno semplicemente, gli hanno cambiato il vestito, ok? Nel senso, è come se tu prendi uno che ha un vestito un po' rovinato, glielo prendi, glielo pulisci, glielo spazzo, glielo rendi bello lucido, lavato, e glielo rimetti sopra. È la stessa cosa, ma presentata con una veste un pochino più appetibile. Quindi questo è bello, cioè è il nuovo che riesce a modificare il vecchio senza cambiarlo. Quindi è stata un'operazione di restauro molto bella. E poi, tra le altre cose, è interessante notare i sottotitoli quando ci sono le varie canzoni. Questa secondo me è una bella cosa, perché comunque quando c'erano le canzoni ti sentivi il pathos, però non capivi cosa dicevano. Invece leggendo anche il testo capisci che però, cioè, capito, lo fruisci al 100%, perché capite, un bambino giapponese si vede i cartoni animati, capisce la canzone bene. Noi invece italiani, o comunque chi non è giapponese, si vedeva i cartoni senza però la traduzione del testo e andavi a perderti qualcosa, l'incitamento del cantante, che poi è come se fosse l'incitamento del pubblico al robottone che sta difendendo la Terra. Questa è una cosa molto importante, era un aspetto che noi ci siamo sempre persi e che qui invece riguadagniamo finalmente. Quindi spero che questa recensione vi sia piaciuta, io spero di non avervi annoiato troppo, noi ci vediamo al prossimo vlog.